Bene amici, insomma, siamo riusciti anche per questo video, siamo qui io e voi. Bene, parliamo come vi avevo promesso nel video precedente del campionato europeo di pallavolo maschile Under 18, vinto dalla nostra Italia. Allora, andiamo alla fase principale, dove la nostra Italia nel gruppo 1 si è piazzata seconda con due vittorie e una sconfitta. Per quanto riguarda il playoff, un attimo che la regia carica la grafica. Per quanto riguarda i playoff, allora, vediamo. Playoff, sì, ecco, semifinali, allora, Polonia-Italia 2-3, dall'altra parte Bulgaria-Repubblica Ceca 0-3, terzo posto Bulgaria-Polonia 1-3, proprio ieri sera la finalissima, Italia-Repubblica Ceca 3-0. Quindi, insomma, un grande obiettivo per la nostra nazionale giovanile, che è importante, ragazzi, non solo le prime squadre, la Serie A, insomma, ma anche i giovanotti, i ragazzini, le ragazzine che raggiungono obiettivi importanti. Quindi, per ora, perché comunque devo sistemare qualcosa, poi devo anche uscire di casa e tutto. Allora, vediamo un po'. I prossimi video di oggi sicuramente saranno uno dedicato al Bardo e al Godzilla, Michele Bose e Luca Franchini, perché giovedì, ragazzi, festeggiano 20 anni di Telecronaca, quindi voglio fare un video per promuovere anche il loro appuntamento di giovedì sera. Perché loro faranno comunque, sicuramente parlando di aneddoti, di ricordi, insomma, anche Godzillate di Luca Franchini. Quindi, però, oltre giovedì sera sul canale del Bardo Michele Bosa, anche stasera, per esempio, alle ore 21 ci sarà una live sempre con entrambi. Ricordando ovviamente di non perderci gli appuntamenti su D-Max di Raw, SmackDown ed NXT in italiano con il loro commento. Quindi per questo ultimo video momentaneo è tutto e adesso dimenticavo, oltre al video quando ritornerò quindi verso l'ora di pranzo dedicato a Michele Bosa e Luca Franchini, farò anche un videoclip però nel pomeriggio, quando finirà la partita di Brindisi, per dare notizia appunto, di come è andata la partita di Brindisi. Però per l'esito finale credo che bisognerà aspettare qualche ora dopo, quindi insomma vediamo un po', quello di Michele Bosa e Luca Franchini arriverà sicuro, vediamo se fare anche quello di Brindisi oppure farlo direttamente domani. Quindi sicuro, cari amici, arriverà almeno un altro video, o al massimo se non quello di Brindisi, ecco adesso mi sta venendo in mente, potremmo fare il video sulle sfide preliminari di Champions League che inizieranno domani, cioè inizieranno. Proseguiranno insomma domani, mercoledì, poi l'Europa League, insomma. Quindi chiudiamo il collegamento ribadendo: l'Italia maschile under 18 di pallavolo vince l'Europeo di categoria, campioni d'Europa alla grande.
Grazie a tutti, alla prossima. Sempre viva lo sport e la pallavolo. Ciao!